politiche che sono intervenute, l'amico consigliere regionale Luca Marsico che ci ha onorato della sua presenza, tutti gli amici delle segreterie anche politiche e cittadini che sono presenti oggi e che molti hanno mandato messaggi di augurio e in bocca al lupo, li ringrazio per la loro presenza. Sono sicuro che questo è soltanto potrà essere l'inizio anche di un'apertura al dialogo anche tra le forze politiche di centrodestra che vorranno essere impegnate in momenti di confronto per il benessere e per il bene della città. Un ringraziamento sicuramente e un saluto ai consiglieri comunali di Gallarate che in questi ultimi 4 anni hanno sostenuto il partito e hanno lavorato sobbarcandosi il peso di una dura opposizione con la quale sono cresciuti, quindi capogruppo Germano Dall'Igna, l'insuperabile amico Aldo Simeone a cui va sicuramente il ringraziamento per questa special, Massimo Bossi e Giuseppe De Bernardi Martignoni. Queste sono le persone che sicuramente ho il compito di ricordare, ma sicuramente tutti noi che dovremo avere da oggi un ruolo fondamentale per ripartire con la politica del confronto, con la politica del dialogo e soprattutto con la politica dell'ascolto. La nuova sede ci serve ed è essenziale averla, perché tutte le persone che hanno voglia e desiderio di mettersi in gioco, di mettere la faccia e anche soltanto di esprimere quelli che sono loro pareri, loro idee, loro proposte, possano trovare un luogo dove essere ascoltati. L'ascolto deve tornare al centro della politica fatta per il bene comune della città. Per noi questo è essenziale. L'ascolto deve essere determinante e soprattutto deve vedere noi della segreteria ulteriormente impegnati. È sicuramente avere una sede un impegno, un orgoglio, ma è sicuramente anche un onere maggiore, un onere che deve essere da oggi un onere quotidiano nell'ascoltare tutti. Per cui ringrazio e soprattutto invito gli amici Alberto Vilardo, Giorgio Svezia, lo Stefano Romano, che non vedo più, e Carlo Ceraldi, a dare ancora di più noi oggi uno stimolo e un esempio di partecipazione sempre maggiore all'attività politica del nostro partito. Gli elettori di Forza Italia sono convinto sono essere ancora molti e molti ci chiedono e ci hanno chiesto in questi mesi un luogo in cui appunto poter far sentire le loro esigenze e la loro voce. Noi dobbiamo essere capaci, e deve essere questo il nostro impegno, di raccogliere, intercettare tutte queste esigenze per trasformarle poi in progetti e in proposta per la città. È per noi fondamentale questo, è il nostro ruolo. Una città che, come abbiamo visto, ha bisogno di una nuova proposta, perché non possiamo più continuare con la situazione che oggi stiamo vivendo con l'attuale giunta e con l'attuale amministrazione. La città, a nostro giudizio, si sente abbandonata e non ascoltata. È una città che è stata illusa e oggi ci ha disillusi da quelle che erano state le promesse. Le promesse è giusto che siano fatte, ma devono essere poi anche trasformate in fatti concreti. È da qui che deve nascere quindi un'idea, anche con tutte le altre forze politiche che vorranno far parte di un progetto comune. Da qui, da oggi, per noi deve iniziare questo importante percorso. Un percorso, come ho detto, deve vedere tutti quanti impegnati, un percorso che però da oggi deve guardare avanti, non più indietro, deve guardare avanti. Noi abbiamo cercato di lanciare dei messaggi, abbiamo commesso tanti errori, vogliamo sicuramente rinnovarci ed imparare anche da questi anni di opposizione. Il partito sarà aperto, è un partito dove non dovranno essere primogeniture, personalismi, ma neanche piagnistei. È il momento di andare avanti riconoscendosi sotto quelli che sono sempre stati gli ideali fondamentali di Forza Italia: libertà, riforme e democrazia. E in queste parole noi, come partito di Forza Italia, ci crediamo ancora. Basta. Grazie. Thank you.
di Marcello Pedroni, responsabile degli enti locali di Forza Italia, e lascio la parola all'amico Luca. Bene, grazie Moreno, un caro saluto a tutti. Beh, innanzitutto io mi voglio complimentare perché è una sede veramente bella, degna della tradizione ventennale, oramai ultra ventennale di Forza Italia, ma soprattutto capace di lasciarci intendere quale sarà il futuro di questo partito a livello amministrativo in città a Gallarate, ma io spero in tutta la provincia di Varese. Vedete, la provincia di Varese è in controtendenza perché questa è la seconda sede di Forza Italia che nel breve volgere di qualche settimana viene inaugurata. Ed è una cosa che nelle altre province, avendo io la possibilità, l'onore, insomma, di avere un orizzonte regionale, che cosa che in altre province non avviene. Questa è una sede, lo sottolineo, di Forza Italia, aperta al dialogo, aperta soprattutto all'ascolto. Un punto importante è quello che ha sottolineato l'amico Moreno. E lo dico non tanto perché ne avevo fatto un po' l'emblema anche della mia campagna elettorale, e cioè quello di essere un punto di ascolto, ma avere delle sedi nelle nostre città e nei nostri paesi rappresenta la possibilità di colmare quel solco che purtroppo nel corso degli ultimi anni si è formato fra la gente e la politica. Avere la possibilità di avere un luogo dove poter far venire le persone, magari non è necessario che siano di Forza Italia, perché la sede di un partito deve essere aperta, deve essere un luogo di incontro, ma avere la possibilità di avere un'antenna sulle questioni, sui problemi che affliggono le nostre città e a Gallarate, accidenti, diceva bene Moreno, di problemi in questo momento ne avete moltissimi e il vostro impegno dovrà essere quello di risolverli e di stilare un progetto politico in grado di superare questo stallo veramente devastante. Avere un luogo così rappresenta veramente una boccata d'aria fresca. Vedete, quello che era la seconda o la prima oramai Repubblica, perché non si capisce se si sia ancora nella seconda o si sia già approdati nella terza, non era tutto male, non era tutto sbagliato, non era tutto come qualcuno ci ha voluto far credere, perché poi la storia la scrivono sempre i vincitori. Beh, sono stati commessi tanti errori, ma una cosa non mancava: la capillarità della presenza politica sul territorio. E vedete, era una ricchezza infinita, perché era da lì che partivano le idee, da lì che partivano i progetti politici, era lì che, un saluto a Massimo Bossi che è arrivato, era da lì che le segreterie di partito intrecciavano le proprie idee per costruire ciò che ritenevano essere l'eccellenza per la realtà che dovevano andare ad amministrare. Ed è da qui che dobbiamo ripartire, mettendo da parte personalismi, mettendo da parte vecchi modi di fare politica, quello sì retaggio di un passato che nessuno vuole più che ritorni. Dobbiamo mettere a sistema le nostre migliori intelligenze dal punto di vista politico per costruire un progetto che sappia valorizzare le nostre città. E viva Dio, noi siamo a Gallarate e c'è una possibilità infinita di ripercorrere un tragitto che in tempi non tanto lontani aveva fatto in modo che Forza Italia in questa città fosse il partito trainante, il partito che esprimeva le eccellenze, il partito capace di dettare, ma non lo dico con alterigia, ma di dettare l'agenda delle attività anche rispetto ad un percorso politico più diffuso. Da qui dobbiamo ripartire. Quindi oggi si è gettato un seme che per la verità è già un frutto, perché aver avuto la forza, la capacità, la determinazione in questi 4 anni, giusto, correggimi, sono 4 anni di opposizione, dopo aver perso le elezioni amministrative, aver avuto questa capacità è indizio, ma direi prova, anche di una grande determinazione, di una grande forza di carattere che si è espressa a Gallarate
grazie alla presenza di chi, di chi ci ha creduto fino in fondo. Perché quando si perde, insomma, no, salire sul carro del vincitore è facilissimo, rimanere sul carro di chi ha perso è dimostrazione invece di avere, non lo dico che cosa penso perché ci sono tante signore, anche qualche bambino, ma di avere grande determinazione. E io per questo vorrei che si facesse un applauso a chi ha saputo essere così determinante, a Moreno Caruso, di questo percorso. Ovviamente ciascuno di noi preso da solo può essere una grande individualità, ma è soltanto grazie e attraverso una grande squadra che si riescono a costruire dei risultati importanti. E Moreno è stato molto bravo anche in questo. Io faccio i miei migliori in bocca al lupo all'attività politica di Forza Italia a Gallarate. Ovviamente, come Moreno sa, io sono, per quello che è insomma la mia piccola funzione, ma di grande responsabilità e di grande onore, a vostra completa disposizione. È importante mantenere dei contatti a livello regionale, perché io mi sono reso conto che i gangli che muovono anche la politica dal punto di vista dell'erogazione di contributi e quant'altro effettivamente si trovano in regione, e sempre di più si troveranno in regione, tenuto conto della situazione un po' traballante delle province. Non parliamo della riforma del Rio, perché sennò facciamo notte. Chiudo, perché siamo qui per festeggiare e non per parlare e per essere da me annoiati, facendo ancora i miei più grandi complimenti e augurando a Forza Italia di raggiungere traguardi sempre più prestigiosi a Gallarate, in provincia di Varese e in Regione Lombardia. Evviva Forza Italia! Beh, scusate, dopo questi interventi sarò brevissimo. Intanto la storia. Io sono arrivato adesso perché abbiamo presentato la lista, insomma, Lombardo proprio 10 minuti fa, e la storia divideva negli anni nella politica Somma da Gallarate. Più che come responsabile enti locali, mi fa piacere essere qui proprio come sommese per dire che queste cose non esistono più. Ormai lavoriamo assieme e forse necessitava anche qualche momento di difficoltà per aumentare la coesione tra di noi. Penso che da queste cose Forza Italia può ripartire. Dal rinnovamento che avete avuto, il rinnovamento nella continuità, perché i valori fondamentali e le persone che hanno costruito il partito a Gallarate continuano ad esserci, ma questa spinta di novità darà ulteriore forza. Grazie a Moreno, grazie a tutti voi, il posto è stupendo, penso che, vabbè, poi ci sarà la piccola cosa di far fuori Guenzani, ma lì lo faremo anche insieme. Volevo invitare comunque tutti a lasciare anche i vari iscritti, come ha detto giustamente prima Luca, oltre che gli iscritti, tutti i simpatizzanti, ma tutti i cittadini, a lasciare il nominativo e un eventuale recapito e contatto per tutti quelli che saranno poi i vari appuntamenti.